buongiorno a tutti e anche se prima ho già preso la parola per fare i saluti al Rettore, voglio ora personalmente, non solo come Presidente dell'Associazione Nazionale dei Docenti, ringraziare Sandro Riva per questo invito che ho avuto l'opportunità. Anche se ha tirato un tiro un po' mancino adesso, mi vengo a parlare di un partenchino, quindi alza il livello della mattinata ai punti più eccelsi e poi con la parola, quindi è inevitabile che ora il livello della mattinata andrà ovviamente scendendo, perché la dovrebbe essere. Sono stato coraggioso. Proviamoci, mi perdonerete tutti, professor professor Kenny. Quello che vorrei fare oggi, più che una ricostruzione delle scene del Susini o una storia del Susini, che appena ha fatto Alessandro, che è un dotto e erudito conoscitore del Susini, che ci insegna cose ormai da decine di anni, insomma, grazie alle sue ricerche, è cercare di vedere la collezione fiorentina, che è una collezione così ricca, di cui parlerà poi la collega Claudia, che è la curatrice della collezione, e con un numero così ampio di ceroplasmi che costituiscono un sistema particolarmente interessante e che fino ad oggi è stato presentato, perlomeno nelle interpretazioni degli ultimi decenni, come un trattato tridimensionale di anatomia, come un ottimo modo per apprendere l'anatomia, come qualche cosa di quasi utilizzabile a supporto della didattica. È una chiave di lettura che è dettata dalla storia dell'istituzione fiorentina, che nasce come museo intorno alle collezioni e diventa poi istituto di studi superiori e poi successivamente università. Quindi le collezioni che nascono come elemento centrale della storia di un processo museologico che inizia con l'illuminismo, si trasformano poi in laboratori per l'insegnamento prima superiore e poi universitario. Questo lascerà fino ai nostri giorni una chiave interpretativa di questo materiale come di una collezione, diciamo, idonea per l'insegnamento, una collezione didattica, quasi se quello che vuole essere insegnato da quella collezione fosse l'anatomia, fosse l'anatomia ai medici, fosse l'anatomia alle persone specializzate in quel settore. Proverò a esporre la mia visione, che è sensibilmente diversa da questa concezione. Come sappiamo, il contesto in cui le scene anatomiche vengono fatte è quello del regno del grande caso di Pietro Leopoldo. Personaggio estremamente interessante per vari motivi. Pensate che arriva in Toscana dopo decenni di reggenza, perché il padre era imperatore d'Austria, quindi aveva affidato la reggenza a vari personaggi, a vari marescialli che non avevano assicurato un governo. Al suo arrivo inizia con le riforme, inizia con delle riforme importantissime e anche estremamente corpose. Pensate che questo personaggio nasce in un contesto, pensando prima al citato, che vedremo adesso, in un contesto di diffusione della cultura illuminista estremamente felice, estremamente fecondo. E Pietro Leopoldo va visto proprio come uno dei principali esponenti europei di questa corrente di pensiero. Pensate che lui, quando arriva in Toscana, da varie dimostrazioni di aver appreso la lezione degli ingegni illuministi. Più importante di tutti è l'aver fatto sua la lezione di Cesare Beccaria nei delitti delle pene, secondo la quale la certezza della pena, non l'entità della pena, assicura anche il rispetto dell'ordine, e pertanto abolisce il 30 novembre 1786 pena di morte e tortura. È il primo caso al mondo, è una cosa di cui i toscani vanno estremamente, di cui noi toscani siamo particolarmente orgogliosi. Pensate che il 30 novembre tuttora è la festa della Toscana e si riferisce proprio alla data sul motu proprio dell'abolizione della riforma della giustizia fatta da Pietro Leopoldo. Questo è l'aspetto più eclatante, quello più noto, però è molto didattico e anche il caso della fondazione dell'Imperiale Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, quello che poi prende il nome della specola per l'osservatorio che viene eretto su Palazzo Torrigiani, acquistato proprio per questo motivo. Perché fa questo museo? Lo fa per separare, per mettere ordine
alle collezioni che sono sparse nei vari stabilimenti granducali, la Galleria Latina, gli Uffizi e tutti gli altri luoghi dove opere d'arte, testimonianze naturali, eccetera, insieme. Tutto ciò che è considerato di pertinenza naturalistica viene trasportato in un nuovo museo. Tra questo ci va una collezione di arte glittica eccezionale, con pietre lavorate del 400 e del 500, pensate che nella collezione mineralogica va la coppa in diaspro di Lorenzo il Magnifico con la sua scritta incisa da Ahomet, oppure quella di Francesco I de' Medici. Non ci vanno come oggetti d'arte naturale, ci vanno come campioni di diaspro, come campioni di lapislazzo, cioè sono dei materiali in cui conta la materia con la forgia che è stata data. È un po' una rivincita della materia e della natura sull'artefatto umano. Tant'è vero questo crea delle polemiche, perché l'allora direttore degli Uffizi si lamenta a un certo punto dicendo: allora cioè, mi porterà via anche la Venere Medicea, che era mio, perché quella che viene chiamata Venere Medicea in realtà è stata in marmo di epoca Medicea, perché è fatta di marmo e quindi non si conterà l'importanza, il valore simbolico per la cultura fiorentina di questo oggetto, non si preoccupa del fatto che è marmo. Quindi c'è questo grosso dibattito, tutto ciò che è riconducibile alla natura viene portato nel palazzo Torrigiano a fondare. Qual è il criterio? Chi è il destinatario? Si tratta sempre di collezioni private e gratuite, però vengono aperte, messe a disposizione della cittadinanza, perché inizia con questa operazione un piano di acculturamento popolare che andrà avanti anche con altri competitori. L'intenzione è quella di aprire per la prima volta un museo a tutti. Infatti il primato del Museo di Storia Naturale di Firenze è quello di essere il primo museo scientifico, prettamente scientifico, aperto al pubblico, con una finalità non di insegnamento, ma di acculturamento popolare attraverso l'autoapprendimento. L'aneddotica racconta, attraverso questi biglietti credo che sotto, che esisteva un regolamento anche piuttosto particolare. Chiunque poteva visitare il museo, purché pulitamente vestito, in città, dalle 8 di mattina. Doveva però lasciare libero il campo alle persone intelligenti e studiose alle 10. Evidentemente i colti e gli studiosi dormivano un po' di più del posto. A chi si ispirava in questo progetto? Si ispirava a Francesco Bacone, in quella utopia estremamente affascinante che è la sua opera incompiuta e postuma della Nuova Atlantide, dove Bacone ipotizza l'esistenza di una Atlantide, luogo immaginario, in cui il buon governo, il regno illuminato, il regno efficace è garantito da un grande sovrano che governa con l'aiuto degli scienziati e che manda in giro i mercanti di luce, cioè i personaggi che devono raccogliere in giro per il mondo testimonianze del sapere da radunare in un edificio che si chiama la Casa di Salomone, cioè la Casa di Salomone. Piero Leopoldo, con Fontana, i documenti, chiama confidenzialmente il museo di storia naturale, cioè il Real Regio Museo, la Casa di Salomone. È evidente il valore simbolico ma anche propagandistico che l'operazione ha. Da una parte l'acculturamento popolare, necessario per elevare il livello dei propri sudditi, dall'altra la volontà, attraverso un'allegoria, di esaltare il proprio governo come quello del buon regnante. Perché se quella è la Casa di Salomone e gli scienziati che lo aiutano sono i saggi, lui è il buon governante. Quindi questo doppio valore del museo, che da una parte è uno strumento per elevare il popolo e dall'altra un modo per affermare il proprio governo illuminato. Il museo ospita collezioni di tutti i campi del sapere. Non è si chiama museo di fisica e storia naturale, non è solo un museo di storia naturale come esisteva prima. Le materie che si trattavano erano la matematica, la chimica, la fisica, l'astronomia, tutto era ordinato andando dalla Terra al cielo, cioè le collezioni di scienze della Terra stavano anche a un terreno, poi attraverso i vari piani si saliva la botanica, la geologia, l'uomo con l'anatomia, fino ad arrivare al cielo con la torre astronomica che viene edificata sulla sommità del palazzo. Gli oggetti, le collezioni devono essere il più completo possibile, tutte esposte al pubblico. Perché devono essere? Perché non è previsto l'aiuto da parte di professori
o da parte di guide al visitatore che visita il museo. Tutto è basato sull'autoapprendimento. Attraverso la visione di una serie di oggetti organizzata, il sistema della natura si deve rendere manifesto a chiunque che, indipendentemente dall'estrazione del livello culturale, deve essere in grado di acquisire qualcosa. È proprio la lezione illuminata. Fra le varie cose della natura si pone l'idea di rendere manifesto anche il corpo umano, l'uomo fisico, non l'uomo culturale, attraverso l'illustrazione del suo corpo. Questo lo fa attraverso l'impiego di grandi personaggi nel campo delle dissezioni. Ci lavora Fontana, ci lavora anche Paolo Mascagni, che ricordiamo ha un ruolo fondamentale nella scoperta dei meccanismi del funzionamento del sistema linfatico. Quindi queste rappresentazioni in qualche modo vogliono mettere in 3D immediatamente quelle che sono le visioni, le scoperte che Mascagni ha. E quindi in questo momento l'utilizzo dei dissettori dei più importanti anatomisti del periodo acquisisce un ruolo fondamentale che ritroveremo poi in una domanda che mi sono posto questa mattina in base alla domanda che ha fatto prima Sandro. L'hanno sempre chiamate le celle fondali, quindi vediamo perché sono le celle fondali e non quelle del Susini in Firenze. Già in questa slide si vede un ritratto di Mascagni, ma accanto posso segnare un particolare di una scena in cui si vede che quello che viene raffigurato non è l'idea del corpo umano, è proprio quello, o è proprio quella dissezione. La tavola viene riprodotta in tre dimensioni. Vedete, addirittura c'è la legatura fatta nell'ultimo tratto dell'intestino per evitare che il contenuto si riversi e sporchi più alto. Quella viene riprodotta con un nastro. Allo stesso modo vengono segnati i tagli e qualsiasi altro oggetto che serva per tenere aperto il preparato lascia il segno del cielo. È necessario raffigurare fedelmente la dissezione. Questo ci fa pensare che alla fine la dissezione acquisisce un ruolo fondamentale nella comunicazione che vuole essere fatta con questa collezione, più di quanto non acquisisse un ruolo importante la raffigurazione e il materiale stesso. Anche se va detta una cosa interessante, il motivo per cui si vuole utilizzare la cera è perché al contempo, se uno va a vedere il gabinetto anatomico di Pavia, ci trova a preparare, a parte le due cere comprate a Firenze, ci trova tutti i preparati naturali, perché scarpa faceva disseccare organi, o preparati biologici disseccati con un sublimato corrosivo e con altri conservanti. Erano due scuole di pensiero diverse. In questo modo rimaneva la natura del campione, ma cambiava la forma e l'aspetto. Con la cera si poteva in qualche modo imitare l'aspetto, mantenere determinate condizioni, ma cambiava la natura. Evidentemente tagliare una fettina e mettere al microscopio non serviva più una volta trasformata in cera, mentre in questo caso poteva ancora essere studiato l'aspetto naturale. In Firenze cosa succede? Se si utilizza la cera per imitare degli oggetti non conservabili nella loro forma originale, perché la collezione ha anche una serie di teche con riprodotte le singole ossa del corpo umano, che sono perfettamente conservabili con preparato naturale? Ecco che lì avviene l'esaltazione, secondo me, del collezionismo e della completezza, del continuum delle collezioni. Siccome la collezione di cera deve essere completa, anche le ossa devono far piacere, perché era importante manifestare l'aspetto del corpo umano, ma al tempo stesso era importante avere la completezza della collezione in cera. E ecco quindi che la cera è il mezzo per superare la difficoltà conservativa di un predatore aperto, di un campione naturale, diventa il fine, in questo caso collezionistico, per riprodurre anche preparati curriculi con quel materiale. L'altro apprendimento era garantito anche con trovate museografiche estremamente innovative, così innovative che ora, a distanza di
Museo di Firenze, coperta al pubblico comune il 22 febbraio 1775. E già erano disponibili, accanto alle opere, accanto ai ceroplasmi, degli acquerelli che riducevano la loro stessa, in basso a sinistra, con delle linee e dei numerini che indicavano quindi se niente, un corpo doveva essere mostrato, e dei fogli con le spiegazioni che rimandavano in più. Questi fogli si trovavano, l'allestimento era proprio questo, c'è ancora l'acquerello sopra, e per erano fatti da grandi illustratori, tra questi figura anche Antonio Serantoni, che sarà il pittore che farà le tavole per la grande anatomia di Mascagni, per esempio. E al di sotto di ogni teca il cassettino che conteneva le spiegazioni. Il visitatore apriva il cassettino, prendeva la spiegazione e si guardava la sua opera. Questo perché non c'era mediazione, ma ognuno doveva fare lo suo. E è esattamente quello che accade in molti musei adesso, dove nell'espositore uno prende, adesso sono plastificati, all'epoca erano carichi a pane su carta di buona qualità, prende le spiegazioni per girare per la sala. Per comprendere ancora meglio questo impiego della cera e l'utilizzo del laboratorio di ceroplastica, secondo me bisogna andare nell'altro caso fiorentino, perché parallelamente, cioè nello stesso tempo, mentre a Firenze venivano fatti nel laboratorio di ceroplastica, di Susini e degli altri ceroplasmi anatomici, venivano fatti anche quelli botanici. Dovete sapere che il Museo di Storia Naturale aveva tutti i rami del sapere, e al di fuori del palazzo c'erano vari appezzamenti, che ora in parte fanno parte del giardino del popolo, perché sono in cui si trovava un orto botanico profondissimo. Quindi le piante, come il magnolia, il loto, vediamo in questo caso, e molte altre, si trovavano anche a terreno. Perché allora fare una collezione di centinaia di piante, anzi, meglio, di fiori, da esporre al pubblico? Anche in questo caso non si realizzava una i fiori dovevano essere dati anche sotto. Però il problema è uno, il fiore si ha solo durante un periodo dell'anno. E la pianta spesso si mostra senza fiori. Questo può andare bene fino a un determinato periodo. Però c'è un momento in cui non va più bene. Nel Cinquecento, quando nasce la sistematica, quella prima opera, che è quella di Cesantino e De Plantis, il criterio sul quale, con il quale si raggruppano le piante è il seme, monocotiledro e dicotiledro, e di conseguenza, secondo la forma del seme, si mettono a creare le sistematiche superamate. Si passerà attraverso vari sistemi, all'impiego delle foglie e di altre strutture. Finché nel 1753 Linneo non istituisce la nomenclatura binomia che tuttora si usa. Nello specie Sprandarus del 53 per la prima volta si usa questa, era nel 1753 è il punto di partenza per la nomenclatura binomia. La necessità è quella di far comprendere le piante e il regno vegetale del visitatore attraverso l'esposizione del sistema sessuale delle piante, cioè quindi senza quello non è possibile rendere manifesto il sistema della natura secondo le conoscenze del tempo. E per questo viene il laboratorio di ceroplastica ad affiancare all'attività anatomica quella botanica. Cosa hanno in comune queste due cose e la tendenza illuministica di Pietro Le Borgo? Tra l'altro vi ricordo era fratello come Antonietta, l'origine in Francia che aveva ricattato, quindi anche lui è un ambiente che aveva regnato l'ambiente prettamente in ambiente culturale prettamente legato a questo. Ciò che lega, secondo me, tutte queste cose è un'opera che è scientifica, l'enciclopedia. Pensate all'idea culturale di Figaro di mettere insieme, non in un trattato esaustivo, anzi esauriente di una determinata materia, e quindi idoneo per un apprendimento specifico, ma l'insieme delle notizie che riguardano qualche cosa per rendere il popolo, per rendere il cittadino, come si diceva al tempo, più curto. Come viene recepita l'enciclopedia in Italia? Delle prime quattro edizioni dell'enciclopedia, due sono italiane. E in particolare, per la prima edizione, quella accanto, è la terza, che è quella livornese. Cioè, ne vengono fatte due edizioni, una Lucca e una Livorno. È evidente che il tessuto culturale e il regno di Pietro Leopoldo è fondamentale per questo tipo di opera. Se questo fenomeno è più noto, un po' meno noto è un'altra opera che si ferma in primo volume. Siamo a Siena. Una parte, la parte Zorzi, pubblica il prologo della nuova enciclopedia italiana.
non solo viene pubblicata in Italia l'enciclopedia in francese, ma non è che viene tradotta, viene fatta l'enciclopedia italiana, cioè l'idea di creare l'enciclopedia italiana. Dove nasce questa idea? Nasce in Toscana. La dedicatoria è a Pietro Leopoldo e al figlio Ferdinando III. Sapete che la dedicatoria veniva fatta a chi pagava l'opera, ma chiaro che quindi era il, non solo il committente, ma il sponsor dell'operazione. E l'antiporta ritrae entrambi, il re del trono e il re di Napoli. È un'opera di grande portata, pensate che purtroppo si fermerà questo volume, usciranno i successivi, ma nel solo prologo ci sono varie voci, e una di queste, lo dico per inciso, è la fecondazione artificiale, e l'articolo è firmato da Lazzaro Spallanzani, è il luogo dove viene annunciata la prima inseminazione artificiale fatta nella storia della cultura occidentale. Quindi è nella cultura enciclopedica probabilmente che si trova la spiegazione e la quantità con quale la collezione fiorentina nasce e si forma. Che dire però di Cagliari, di Parigi, fatta fare da Napoleone, del Josephinum ricordato prima da Alessandro, e delle altre piccole collezioni sparse per l'Italia e per l'Europa, che potremmo definire oggi degli spin-off del progetto Pietro Leopoldino Regione. Lì è diverso, infatti si vedono sensibili differenze anche nello stile del progetto cagliaritano, ma anche nelle altre fatte non per Firenze, perché quelle sono quasi sempre commissionate da istituti universitari comunque di insegnamento di medicina, e lì la raffigurazione è diversa, lo vedremo un po' anche negli stili. È questo fenomeno unico, perché nel 700, quindi nell'era del secolo dei lunghi, l'anatomia viene fatta anche in altri luoghi. Il professor Tempa ricorda prima Bologna, per esempio. Ci utilizziamo più o meno le stesse slide, non ci siamo messi d'accordo e non le ho rubate al professor Kent questa mattina quando la chiedeva sul computer. Però questo è il baldacchino della cattedra di Bologna con le opere dell'Eli, quelle opere che l'Eli si mette a disposizione per fare gratuitamente per la cittadina, per il teatro anatomico. E come le fa? Parte dallo scheletro, ci mette sopra dei materiali, mischiato a cera, pimentina, eccetera, e costruisce i muscoli. Non fa altro che rielaborare una tecnica di conservazione diffusa in quel periodo che era la statua neologica, usata in anatomia umana, ma anche in anatomia veterinaria. Questa è un'opera di Giovan Battista Volpi della seconda metà del Settecento. Lo scheletro, i muscoli, l'animale viene smontato, lo scheletro viene ripulito, montato con dei supporti, e su questi vengono riapplicati i muscoli trattati con sostanze avvelenanti, tipo sublimato corrosivo, in dei casi forse anche azzetto, eccetera, e rimontato sopra. Lei sostituisce, potendo gli dare il volume che vuole, non un volume ridotto di dimensioni, quello che Giovanni Battista Volpi e gli altri preparatori biologici danno, e è talmente di successo questo procedimento che gli viene commissionata quell'opera che abbiamo visto prima, quindi le varie l'uomo spogliato a vari livelli dei suoi muscoli. È curioso che si parta da Adamo ed Eva e si arrivi agli scheletri. Se ora purtroppo mi si era prodotto il file dello scheletro che volevo aggiungere, quindi non ce l'ho, ma molti di voi hanno presente lo scheletro che ha in mano la mandibola, la falce, il simbolo della morte, quindi il memento mori. Nell'anatomia che va dallo stato superficiale della pelle fino allo scheletro, si passa dalla tavola alla morte, al memento mori, quindi la simbologia anche religiosa, siamo nello stato pontificio, nell'amministrazione della Chiesa, chiaramente. Da lui la sua scuola è collegata a quella della morale di Manzolini. Vedete, già qui c'è una cosa particolare: i ritratti fatti della Morandi, dell'autoritratto e quello del marito, sono fatti in cera, e nel museo si trovano questi preparati in cera. Se già avete visto quello che ha fatto vedere Alessandro Sulini in terracotta, i bozzetti sono in creta. Perché questo? Perché chiaramente la cera è qualcosa di troppo serio per essere utilizzato per un ritratto all'interno di un museo come di Firenze, in cui la cera costituisce l'artificio per rappresentare il corpo umano. In più, perché non si vede la componente enciclopedica nella collezione
bolognesi, perché lì vengono raffigurati solo determinati aspetti, gli organi di senso, lo sviluppo del fede, e questo si riconduce alla tradizione dei Galli, che nella sua raffigurazione degli uteri, dei feti, dei parti, della macchina del parto, utilizza questo materiale come materiale didattico, che è la rappresentazione della trattatistica ostetrice alla rinascita del periodo. Quindi è un processo intenso. Questa è veramente, pur fatta nella cifra, è il trattato di anatomia tridimensionale. Cioè, quello che porta in 3D un qualche cosa che è finalizzato all'insegnamento, non come quello fiorentino, che è finalizzato all'acculturamento del popolo. A Firenze si arriva con gli stessi ceroplasti che fanno il famoso giovinetto di stessi, all'anatomia patologica. Ecco che anche a Firenze, nel laboratorio ceroplastica, cambia. Questa tendenza finisce con diciamo, i primi decenni dell'Ottocento, quei decenni in cui, dopo la restaurazione, prende campo la cultura romantica, cancellando quella ellenista, no? 1816 è la data italiana in cui parte il romanticismo, la traduzione dell'articolo di Madame de Stael sulla traduzione della biblioteca italiana è considerato il punto di partenza della cultura romantica italiana, quella cultura romantica che uccide l'illuminismo. Questo si rispetta a Firenze, perché se guardate i preparati della teoria patologica di Calamaro, a parte il fatto che non hanno la funzione di illustrare tutte le malattie, ma è la documentazione di casi che sono stati dati nella teoria patologica fiorentina. Ma se guardate anche le raffigurazioni, ecco, indipendentemente dalla famigliatura, per poco che si può vedere dell'espressione di questa giovane, inizia a avere quei tratti, quello sguardo e quell'impostazione tipica dell'arte romantica, e abbandonando quelli che sono invece le caratteristiche della collezione fiorentina. Rispondiamo alla domanda prima di Alessandro, perché si chiamavano le cere del fontano, perché quello che contava non era la cera, non era il prodotto finale, quello che veniva considerato l'aspetto importante, ma era l'idea che veniva espressa, e l'idea era data dal dissettore. Quindi l'importante all'epoca era il dissettore. È un po' come pensare oggi, il ceroplasta era relegato a un ruolo, diciamo, di tecnico e di realizzatore di qualcosa fatto da altri. Pensate ai grandi professionisti che lavorano nell'ambiente carrarino e che trasformano dei bozzetti di artisti in opere in marmo attraverso l'impiego di pantografi e di tecnologie di trattamento di marmo. L'opera di marmo è fatta materialmente è fatta da un tecnico, da una persona che lavora il marmo, ma il nome dell'opera sarà quello di colui che ha fatto il bozzetto, di colui che ha avuto l'idea. Questo è quello che succedeva con le cere fiorentine. L'importante era chi aveva fatto l'opera. E il popolo Susini effettivamente merita di essere riconosciuto, la sua opera merita di essere riconosciuta. Il lavoro che fa Sandro è importantissimo, perché se non ci fossero state queste valutazioni, eccetera, probabilmente oggi non saremmo qui a parlare di Susini. Quello abbiamo visto anche prima nelle foto del professor Pietro, questa caratteristica della testa di Zoom. Poi i teatrini di Giulio e Tanto sono molto famosi. Affrontano quei temi come il trionfo del tempo, la peste, eccetera, tipici della cultura barocca. E questa cultura barocca si vede anche nel cielo. Guardate questa testa, sebbene sia la riproduzione anatomica del sistema alleriano, tradisce le comunque fatte. Delle gocce di liquido escono dalla bocca e dal naso del giovane rappresentato. Il colore della pelle non è quel roseo che poi vedremo addirittura nelle gote di queste fanciulle sezionate e nelle guance come se fosse un trucco. E quindi ingiustamente questi poveri ceroplasti si trovavano a non essere considerati per il loro lavoro come artisti, ma soltanto dei tecnici, anche se in realtà loro riuscivano a mettere la loro arte e il loro messaggio all'interno di loro. Zucco in realtà era più fortunato, perché essendo lui stesso che si preparava un po' come facevano i bolognesi, loro stessi che facevano le dissezioni e che preparavano l'oggetto da raffigurare, Zucco era noto,
Suzini non lo era. Perché? Perché queste opere erano quelle del fontano. Qual era l'opera di Suzini? Questa. Questo è il Cristo, cioè nella chiesa di Fagna, opera di Suzini, dove si riconosce perfettamente lo stile. Se guardate il volto di questo Cristo, è tipicamente un volto di una collezione fiorentina. Altro problema, il problema del ritratto. Sono tutte cose che sono state toccate stamani, io non lo sapevo che sarebbero state toccate, quindi probabilmente si impiegherebbe. Nelle scene fiorentine noi troviamo spesso dei ritratti. Se voi guardate questi volti, qui si riconoscono persone diverse, con i loro tratti, con la loro fisionomia, eccetera. La raffigurazione è sempre realistica, vedete anche il ritratto del Giovinetto è un vero e proprio ritratto, perché tutto viene riprodotto com'è. E addirittura in questo caso il Giovinetto, le gambe dove non c'è da mostrare nulla vengono recinte, si mostra il tallo, si mostrano le vene in sezione, le muscoli in sezione, le ossa in sezione. Il braccio è collocato quello dove non c'è anche nulla. Quello anatomizzato è stato quello di tra l'altro è tagliato. In un sistema di economia, non dicevo, ma anche economia di lavoro, che è finalizzato a mostrare determinate distinzioni. È sempre così? No, non è così in tutte le scene di Suzini. Se uno ha presente le tre vene, cioè la vena di quella smontabile chiamata da Sandro stamattina nel vento medice, ma ce ne sono altre tre giacenti che non sono smontabili, ma nella parte centrale della torre mostrano una linea di vena. Guardate questi. Questi sono sui volti delle tre vene, questo è il capitolo. È sempre lo stesso volto. Impossibile che sia stata fatta più opere ispirandosi. Guardate le gambe, anche le gambe hanno le stesse caratteristiche strutturali. Addirittura, vedete, se guardate qui le gambe, sembra tutta, è le mance rotte, quindi viene rappresentata la vita. Queste opere ricordano in tutto e per tutto l'opera classica. Se ripensate allo scorticato fiorentino, che abbiamo visto anche nel fondo del professor Kerto, ma più volte anche nelle mie, è stato più volte. La mente va sì a Bernini, ma anche più indietro ai Galata Morente. Quindi il recupero dell'arte classica attraverso il neoclassico c'è. E c'è anche in maniera manifesta, non come nel caso dello Zumo, che lo trovo in tempo, eccetera, ma nella raffigurazione dell'idealizzazione della donna. Quindi prima Alessandro parlava di una cultura non maschilista che vicina alla. Cellulastico, come la si vede non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista artistico. L'uomo era formato il ritratto, la donna è idealizzata, il volto è sempre lo stesso, la struttura corporea è sempre quella, a dimostrare, questa è una delle tre cose, a dimostrare che l'anatomia si contestualizza in questo caso in un corpo che è quello della donna, espresso secondo i criteri artistici del tempo, in una assolutezza che porta a rappresentare la donna proprio come l'assoluto e lasciando il relativo all'uomo che viene riprodotto come ritratto, come sembianza originale della persona vissuta nel passato. È questo il percorso che ho cercato di fare per dimostrare, dopo quello che ha detto Alessandro in cielo degli anni, che non tutte le opere fatte uscire dal gabinetto di Cellulastica Fiorentina erano uguali. Ci sono delle grosse differenze dovute alle finalità diverse per quale erano fatte le opere. Queste opere che erano fatte con calchi in gesso, che sono gli stessi, potevano essere fatte con un criterio definito in un modo o nell'altro a seconda della destinazione che era assicurata all'estero. E a questo punto la cultura che c'è dietro al collezionismo cellulastico del tempo è ciò che fa la differenza.